Anna Pasquali collabora con il Festival Tra le Rocce e il Cielo, organizzando una giornata dedicata alla montagna e al lavoro, e in particolar modo appunto al lavoro in montagna. Soprattutto in questo momento di difficoltà, diciamo, di trovare lavoro e della necessità molto spesso di reinventarsi un lavoro. La montagna può essere una cosa che favorisce che favorisce il lavoro oppure può essere un ostacolo. Io credo che questa sia un'occasione per parlarne. Chiaramente la montagna a volte viene associata anche all'isolamento lavorativo, un'opportunità. In realtà questo che ci siamo prefissati come giornata dedicata al lavoro alla montagna in Vallarsa è proprio un ripensamento sul ruolo che alcuni lavori di montagna possono avere nella nostra società, anche di valore, insomma, e di rivalorizzazione. Ecco, noi dedicheremo un'intera giornata il 30 agosto all'interno del festival ragionando su questi temi e abbiamo pensato di farlo attraverso un convegno al mattino dove cercheremo di dare degli strumenti anche semplici, il più possibile ordinati, a coloro che si stanno avvicinando al lavoro in montagna sotto più profili e intendono avere alcune informazioni generali su questo. E poi vorremmo approfondire alcune tematiche più specificamente nei workshop del pomeriggio. E in particolare abbiamo pensato di organizzare quattro momenti di carattere laboratoriale nel pomeriggio, dedicati appunto a quattro figure professionali, quella dell'azienda agricola, quella dell'accoglienza e dell'ospitalità, quella del lavoro in malga e quella dell'accompagnamento all'aperto. E coinvolgendo per gestire questi momenti di laboratorio alcuni moderatori, dei tecnici capaci di moderare un po' il dibattito e invitando dei testimoni per raccontare un po' la loro esperienza e confrontarsi. Chi sono i destinatari di questa giornata? Dunque, chiaramente in questo momento particolare abbiamo pensato che ragionare su questi temi potrà essere particolarmente di aiuto per le persone giovani, le giovani donne, i giovani in generale che stanno cercando una soluzione lavorativa, magari in zone di montagna, invece che migrare tutti verso il fondovalle. E da un lato quindi i neo arrivati, insomma, che vogliono qualche informazione pratica, dall'altro anche invece crediamo che sia una buona occasione per lasciare che le persone che già lavorano sul settore facciano rete, si conoscano, conoscano testimonianze altre rispetto alle loro, possano confrontarsi. Diciamo che è un momento di ampio respiro, insomma, per tutti gli amanti della montagna, in particolare chi vorrebbe o chi vuole o chi ha già iniziato a lavorare in montagna. La montagna storicamente ha sempre avuto dei lavori propri, specifici e dall'altra parte è sempre dovuta dipendere da altri luoghi. Oggi questa cosa secondo te è superata oppure si ritrova anche oggi alla luce delle nuove tecnologie, mi viene in mente, o di altri argomenti dovuti insomma al progresso, se non alla crisi economica o quant'altro? La mia impressione è che attraverso le nuove tecnologie, chiaramente l'utilizzo di internet sempre più ampio, la possibilità di spostamento, la divergenza tra montagna e valle stia diventando sempre più leggera e sempre più superabile. Forse appunto c'è bisogno di ragionare su questi temi per capire come i due mondi non siano completamente opposti, anzi a volte sia la valle che deve venire a conoscere di più la montagna e E trasferirsi e riuscire a cogliere le riuscirne. opportunità che già ha. Bene, Assolutamente. grazie. Allora arrivederci a fine agosto al Festival Tra le Rocce e il Cielo. Arrivederci.